Ciao Glitters e bentornati sul canale! Oggi apriremo con voi delle altre LOL Surprise Glitter Globe, questa volta senza la piscinetta di Melanie però. No, infatti, perché vogliamo costruire un piccolo pupaccio di neve e saremo andati scomode. E poi la Camera Girl vuole dare un'altra possibilità a questa serie. Esatto, Glitters! Allora, non vedo l'ora di scartarle perché appunto le prime non mi hanno convinta tantissimo. Ho poi scoperto altre cose su queste Glitter Globe, quindi questa volta diciamo che le aprirò con un po' più di consapevolezza. Per esempio, cosa hai scoperto? Eh beh, allora, queste sono quelle che ci sono uscite nello scorso unboxing, sono state le nostre prime Glitter Globe. E giustamente ho scoperto che se si mette l'acqua, sia nella ball sia nella LOL, poi quando dovete togliere l'acqua si rischia che molti glitter vadano via. E che quindi si perda un po' l'effetto glitter globe. Quindi o la mettete e la lasciate lì, oppure, come farò nella testa di queste LOL, non la metterò proprio. Anche perché altrimenti dovreste tenerle sempre così con la bocca chiusa. Iniziamo subito. Costruiremo il pupazzino di neve. Scusate, ho visto un insetto bruttissimo. Io direi di iniziare da una grande, poi la piccola e poi di nuovo la grande. Allora, scartiamo questa e speriamo ovviamente non ci capitino doppie. Vediamo. Glitters, voi fateci sapere se preferite gli unboxing classici oppure l'unboxing in piscina con la neve. Vediamo un po' l'indizio. Ok, per fortuna non è una doppia. Cosa ci dice? Non so cosa significhi, sinceramente, ma dall'immagine penso sia un vestiti per il freddo, cioè vestiti insomma pesante, ecco. Andiamo avanti. E forse abbiamo la ball viola, perché adesso ne abbiamo una rosa, un'azzurra, ci mancava quella viola. Ok, sì, è viola, che bello. Allora, io l'acqua nella bolla la metterò perché l'effetto mi piace tantissimo e le terrò con l'acqua dentro. Wow, ok. Riprendiamo un attimo la checklist, così vi dico quale vorrei che uscisse. Dunque, noi puntiamo a Miss Snow e a Slake Baby, anche se non so se cambi qualcosa nella bolla quando sono ultra rare. E anche Prezzi, non mi dispiacerebbe, e Soldier Boy, così avremo un nuovo amico da far conoscere alle nostre LOL. Benissimo, detto questo, possiamo iniziare. Io direi di iniziare dal biberon, perché quando inizio dal biberon mi diverto sempre tantissimo. Eccolo qui, pronti? Vediamo. Ok, il biberon è questo, e tutto dorato, quindi checklist a me. Vediamo, ho fatto cadere Daisy. Quindi potrebbe essere lei. Allora potrebbe essere o lei, oppure lui, cioè anche lui potrebbe averlo oro, oppure lei. Lei non so se mi piacerebbe, la devo vedere dal vivo. Vediamo un po', andiamo avanti. Questo è un accessorio. Ebbene sì, penso sia quella che mi piaceva meno, però questo è molto carino. Oh sì, di gran classe, devo dire di gran classe. Guardate come mi sta. Oh, ti sta benissimo, Marin. Ok, dai, magari mi piace dal vivo. Vediamo gli altri accessori. Allora, ci sono i suoi occhiali, questi candy li utilizzerà per Capodanno. Esatto. Poi questo è l'abitino, molto carino, anche questo perfetto per Capodanno, ma mi sa che questo lo indosserà Marin. E qui cosa dovrebbe esserci? Ah, qui c'è il piedistallo e poi mancano le scarpine, sì, c'è il piedistallo, Ok, sono le scarpine con la zeppa e con tutti i glitter oro. Adesso apriamo la nostra LOL e speriamo mi piaccia. Vediamo, vediamo. Ma che make-up meraviglioso! Allora vi devo dire una cosa, io adoro i volti di queste LOL di questa serie e sui capelli che non mi convincono. Però questo è bello, eh?
Questo è un effetto molto bello, guardate, ci sono le stelle olografiche all'interno. E sì, se lo vedo come effetto ghiaccio forse mi convince un po' di più. Però resto dell'idea che se fossero stati dipinti o comunque capelli veri, veri, come le Air Goals, sarebbe stata molto più bella. Però, ok, mi piace, evviva, e adesso vestiamola. Ed eccola qui, prontissima per il party di Capodanno. Ma sapete che ho pensato io? Che queste LOL potrebbero anche essere i nostri personaggi, però nella versione festa. Perché guardate, cioè questa somiglia un po' a Marine, no? Però truccata e pettinata diversamente. Pensiamoci. Ecco, tipo questa per me somiglia a Betty. Ed ecco qui la sua ball, adoro. Anche se la mia colorazione preferita di questo ball devo dire che è il turchese, non lo so, forse perché fa più effetto neve. Però questi glitter sono bellissimi. No, comunque lei ha uno sguardo stupendo, cioè ha un volto bellissimo. Oh, meno male, dai, le Winter Globe, no, le Glitter Globe si sono riprese. Adesso vediamo la piccola Lilish. Tieni, tieni. Grazie Candy. Allora, di queste io voglio quella tutta colorata lì, la sorellina della Air Goals che trovammo l'altra volta. Speriamo. Vediamo, vediamo. Inizio. Ok, è diversa da quello che abbiamo trovato l'altra volta. Beh, costruire pupazzo di neve? Non lo so. Questo costruisce pupazzi di neve, quindi non può essere lei. Uffi. Vediamo. Perché anche se non abbiamo la ball media, con questo e questo possiamo comunque fare un bel pupazzetto. Allora, ecco qui, noi puntiamo a Lil Rainbow River e a questo. Voglio questo cucciolo, è troppo bello. Ma anche la scimmietta. Puntiamo a questi tre, quindi nessuno dei tre uscirà. Dunque, vediamo un po', sembra una borsa, quindi forse non è un cucciolo. Perché se non sbaglio i cuccioli non escono, le borse. Ma potrei sbagliarmi. Non riesco a capire a chi potrebbe essere collegata questa borsa. Glitters, se lo sapete, commentate. Perché no, non ne ho proprio idea e non voglio rivedere la checklist. Voglio andarci così per tentativi. Vediamo se dall'accessorio riesco a capire. Sono delle scarpine, ok, io continuo a non capire però. Sono queste le scarpine? Non ho capito. O non ho prestato attenzione agli altri personaggi, ma non ho capito. Vediamo un po' di chi si tratta. Pronti? Oh, no, dai, ma che carina! Ma questa... ma questa allora è la sorellina piccola di Ari, perché questa è la figlia della preside. O forse no. Comunque è troppo caruccia, ma guardatela. No, vabbè, bellissima. Mettiamola qui. Oh, ma che carina. Eccola qui, lei è JR Prom Princess. Cambia colore, quindi ora la metteremo in congelatore ed è fancy. Oh, ciao tesorina. Ecco, visto, l'avevo detto io che era la figlia. E mentre la nostra Liz è in congelatore a cambiare colore, noi apriamo l'altra LOL Surprise Glitter Globe. Dai, che voglio quella vestita da Babbo Natale, dai, 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 dai. Andiamo all'indizio, prima di tutto. Pronti? No, c'è già capitato questo indizio, c'è già capitato questo indizio. No, 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 no. Non ricordo per chi, però. Forse per la fatina, non mi ricordo. Dai, però non può essere da un doppione. Andiamo avanti. Allora, la bolla è viola, quindi non è un doppione. Yeah! Possiamo ancora sperare che ti siamo un po'. Questo non ci serve, questo non ci serve più.
Allora, iniziamo sempre dal biberon, perché mi piace iniziare dal biberon. Dov'è il biberon? Non so, sento accessori strani. No, questo è il vestitino. Ecco il biberon. Siamo pronti? Na 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 na. Ta-da! Oh no, no, ho capito chi è, non mi piace. Lo so, adesso ve lo dico. Guardate, perché stavolta forse ho capito anch'io. È lei. Secondo me è lei. E non mi piace. Sì, sicuro proprio, cioè può essere solo lei. E vabbè, a sto punto abbiamo completato un gruppo. Però, sì, è lei, Glitter, uffa. Vabbè, speriamo che mi piaccia. Ecco qui il vestitino. Beh, il vestitino non è male, eh? Non è male. È carina, un po' trash, ma vabbè, ci sta, è una lol. Vediamo qui. Ah, questi sono gli stivaletti che piaceranno tantissimo alla nostra Marine. Che carini questi. Poi vediamo un po', andiamo avanti. Ah, qui c'è. Ah, che bello, guardate Glitter, se la tazza con la cioccolata calda che è fatta malissimo, rincollata malissimo, però ci piace, che bella. Poi vediamo qui, ah vabbè, qui c'è la sovrinità, vabbè. Ed ora vediamo la LOL e speriamo non ci deluda. Stavolta iniziamo dai capelli. Wow, wow. No, aspettate, ma è Marine. Oh, ma è lei Marine. Sembra Marine, peccato che ha la pelle chiara. Ma gli occhi sono dipinti veramente male. Guardate, i glitter dentro sono messi malissimo. Uffa, vediamo la bocca. Ok, la bocca è fatta bene. Però guardate, glitter, è praticamente Marine. Il make-up è molto carino, molto da festa. Peccato solo abbia gli occhi veramente troppo, troppo, troppo sbavati. Ma ora vestiamola! Ok, eccola qui e... Dai, camera girl, di quello che pensi. Sembra una LOL fake. Oh! No, beh, dai, Glitters, è dipinta veramente male, cioè, non lo so, non lo so, sembra un po' LOL fake, eh? Un po' sì. Vabbè, fatemi sapere voi. Glitters, abbiamo realizzato il nostro pupazzo di neve LOL, devo dire molto carino, e queste sono le nostre nuove LOL. Fateci sapere cosa ne pensate di queste nuove LOL, come le chiamereste, per cosa le utilizzereste nelle nostre storie. Tipo lei, non lo so, potrebbe essere la mamma di qualcuno dei nostri personaggi. Comunque lei mi piace molto, è bella, però... sto difetto qui nell'occhio le fa perdere tanti punti. Purtroppo anche queste non mi hanno convinta del tutto. I make-up sono estremamente belli, ma la questione della testa trasparente, eccetera, purtroppo no, non riesce proprio a piacermi da impazzire. Mi piace, ma non mi fa impazzire. Ora siamo in attesa dei vostri commenti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale, qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!